In questo video parleremo di eh, ricerca sociale e cercheremo di vedere a volo d'uccello, sommariamente, sinteticamente, che cos'è la ricerca sociale, perché fare ricerca sociale, come si fa ricerca sociale e eh, per finire alcuni esempi, esamineremo insieme alcuni esempi molto importanti che hanno fatto un po' la storia della ricerca sociale, appunto di eh, ricerche nate in questo contesto. Che cosa vuol dire fare ricerca sociale e perché si fa ricerca sociale? Beh, fare ricerca sociale significa osservare e analizzare dei fenomeni sociali, ponendosi, come si fa in qualsiasi altra scienza, delle domande, cercando poi lo strumento più efficace per rispondere alle domande alla base della ricerca e avvicinarsi il più possibile alla realtà del fenomeno. Quindi, l'impostazione della ricerca sociale è un po' come tutta l'impostazione della ricerca scientifica. Noi quando facciamo ricerca sociale vogliamo conoscere la realtà sociale, per poi però provare a modificarla. Quindi una cosa che caratterizza la ricerca sociale rispetto ad altre forme di ricerca è che tende ad avere per sua natura una vocazione anche applicativa, quindi non solo conoscere, ma contemporaneamente conoscere e modificare la realtà. Cerchiamo di fare questo, di conoscere per poi poter modificare la realtà sociale con l'approccio il più possibile simile, vicino. A quello delle scienze più consolidate, delle scienze fisiche. Quindi cerchiamo di essere più possibile scientifici e oggettivi, nei limiti in cui si può essere oggettivi quando, quando si parla di ricerca sociale. Quindi, per quanto ci è possibile, lo ripeto, dobbiamo mettere da parte la discrezionalità del ricercatore, il suo punto di vista, come dire, a prioriistico, dobbiamo liberarci di schemi che possono filtrare la realtà sociale e andare a verificare quello che c'è nel mondo, non nel mondo fisico come nella realtà fisica ma nella realtà sociale. L'interpretazione e quindi il punto di vista soggettivo del ricercatore torna in scena, ma torna in scena dopo aver raccolto i dati. Nel momento in cui noi impostiamo e realizziamo una ricerca sociale dobbiamo il più possibile essere puliti, diciamo così, in termini mentali rispetto a possibili preconcetti o visioni che possano alterare pregiudizialmente eh, la nostra visione della realtà stessa. Insomma, per farla breve, ci poniamo delle domande e raccogliamo delle risposte, cercando di fare questo nel modo più oggettivo possibile. Meno, influenzato, meno possibile influenzato dal punto di vista, come dire, a prioriistico del ricercatore. Con le risposte raccolte, che cosa con le informazioni raccolte, con le risposte, che cosa ci facciamo? Ci sforziamo di capirle e di interpretarle cioè di avere un quadro che non sia solo la somma delle informazioni raccolte, ma che risponda anche a un inquadramento teorico, a un'interpretazione anche soggettiva in questo caso del ricercatore. Quindi cerchiamo di farci un quadro complessivo di interpretazione della realtà, pur nella consapevolezza che la realtà ontologicamente parlando non la potremo mai conoscere in tutte le sue sfumature. E poi, dopo aver fatto questa operazione, anche un po' soggettiva, anche basata sulle sensibilità e sulle eh, preferenze culturali del ricercatore, quando abbiamo fatto questa attività di interpretazione, il passo successivo è cercare di migliorare la realtà sociale, quindi di calare in pratica quello che abbiamo preso e di dare il nostro piccolo grande contributo, comunque un contributo al miglioramento del, del mondo in cui viviamo. Quindi la realtà sociale va eh, studiata nella prima fase nel modo più oggettivo e neutrale possibile, nella fase di raccolta dei dati, poi interviene ovviamente l'interpretazione del ricercatore e infine quando i dati da una parte e la loro interpretazione dall'altra ci hanno dato un quadro complessivo, ci poniamo il problema, ci possiamo e dobbiamo in molti casi porre il problema di applicare le scoperte fatte e di migliorare la realtà sociale. Questo quindi sul che cos'è la ricerca sociale e sul perché farla. È una forma di ricerca scientifica applicata a quel particolare campo che è il mondo sociale in cui viviamo, questo è il suo argomento. Eh, L'approccio è quello delle scienze, quindi si cerca di essere il più possibile oggettivi. E ripetibili ovviamente, controllabili in quello che facciamo, eh, che cos'è e eh, come, come farla con, con questo tipo di approccio. Il perché farla è appunto conoscere da una parte e migliorare eh, dall'altra, quindi passare da, eh, dall'attività di conoscenza a quella poi di intervento sulla realtà sociale. Vediamo adesso proprio per sommissimi capi eh, quali sono le principali metodologie della ricerca sociale. Beh, la ricerca sociale, dal punto di vista dei metodi, è un campo piuttosto ampio. Ci sono molti strumenti, molte tecniche, molte strategie di rilevazione e di analisi dei dati, quindi il ricercatore sociale ha oggi una cassetta degli attrezzi. Abbastanza consistente, in cui c'è molta statistica, in cui ci sono le tecniche di raccolta dei dati della psicologia della sociologia e anche dell'antropologia. Eh, ripeto, poi si usa molta statistica, soprattutto se facciamo ricerca su grandi campioni, quindi con un approccio diciamo, ad ampio spettro. È una cassetta ricca oggi, è una cassetta di cui dispone il sociologo, lo psicologo, l'antropologo, in generale il ricercatore sociale, che voglia svolgere una ricerca empirica, cioè basata sulla raccolta di dati. Per cercare una conferma a una propria ipotesi oppure per descrivere in modo appropriato una realtà sociale alla luce appunto delle categorie conoscitive dell'antropologia, della sociologia e della psicologia. Ribadisco che quello che caratterizza la ricerca sociale è il metodo scientifico, cioè l'adozione di un procedimento come si fa nelle altre scienze, basato sulla ripetibilità, sulla controllabilità e sulla verificabilità dell'intero processo di ricerca. Detto questo, vediamo una distinzione molto importante da fare quando si parla di ricerca sociale. Ricerche descrittive da una parte e ricerche esplicative dall'altra. Quindi io mi posso porre come obiettivo quello di fare una fotografia della realtà per, per cominciare a prendere le misure, diciamo così, e la conoscenza della realtà, oppure ho in mente un'ipotesi più precisa e voglio andare a verificarla per comprendere e appunto verificare in dettaglio i meccanismi di un determinato fenomeno o processo sociale. Quindi abbiamo. Ricerche che possono essere prevalentemente descrittive oppure ricerche che possono essere prevalentemente esplicative. In realtà, diciamo, la ricerca è sempre mista, quasi tutte le ricerche hanno sia una parte descrittiva sia una parte esplicativa. E questo però ci, ci permette di porre un'altra distinzione concettuale classica nella metodologia delle ricerche sociali, che è quella fra contesto della scoperta e contesto della giustificazione. Ci capita cioè di fare ricerca sociale perché abbiamo come dire, intuito che ci potrebbe essere qualcosa di interessante in un certo fenomeno e quindi andiamo a esplorarlo preliminarmente per formulare delle ipotesi più precise, questo è il cosiddetto contesto della scoperta, oppure possiamo già avere delle ipotesi ben precise in testa, appunto dopo aver fatto una ricerca nell'ambito del cosiddetto contesto della scoperta e vogliamo mettere alla prova le nostre ipotesi, quindi andare a giustificare la validità della nostra ipotesi. Questo è il cosiddetto contesto della giustificazione. Ribadendo il concetto, nel contesto della scoperta il ricercatore osserva la realtà sociale, si chiede che cosa sta accadendo, che cosa c'è di interessante in questo fenomeno, formula delle primissime ipotesi grazie a questa prima ricerca prevalentemente di tipo esplorativo barra descrittivo e quando ha delle ipotesi più precise su, su come funziona quel fenomeno sociale va alla ricerca di prove empiriche attraverso successive ricerche che sono appunto ricerche di tipo esplicativo e quindi si muove in questo secondo caso nel cosiddetto contesto della giustificazione ripeto nella pratica della ricerca è difficile distinguere in modo così netto fra Ricerche descrittive e ricerche esplicative, e tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione. In generale, la ricerca oggi è come dire fluida, dinamica e intersecata, quindi è fatta sia di descrizione che di spiegazione, è fatta sia di uh, scoperta che di giustificazione. Ecco, um, vediamo qualche metodo un po' più, qualche tecnica e qualche metodologia un po' più specifica. Allora, se siamo nel contesto della scoperta e quindi se siamo in una fase esplorativa del processo di ricerca ci vengono in aiuto le metodologie tipiche dell'antropologia e della psicologia soprattutto perché nel contesto della scoperta quando andiamo a comprendere, a cominciare a comprendere un fenomeno, di solito lavoriamo su piccoli campioni e su dati relativamente poco strutturati. Due tecniche molto utilizzate nella ricerca sociale, nella ricerca sociale prese in prestito proprio dalla psicologia, sono il colloquio in profondità, in-depth interview, come si dice in inglese, e il gruppo di discussione. Il colloquio in profondità è una chiacchierata con un singolo individuo, seguendo un'apposita traccia argomenti, eh, che ricalca un po' il colloquio della psicologia clinica, mentre il gruppo di discussione è una discussione collettiva, una chiacchierata collettiva tra ricercatori e 8-10 persone al massimo, eh, che hanno modo di manifestare non solo ciascuno la propria opinione, ma anche di creare un, un contesto di gruppo e quindi di far capire al ricercatore anche le valenze sociali dell'argomento in questione. Eh, questo per quanto riguarda il contesto della scoperta. Nel contesto della giustificazione invece di solito si utilizzano le tecniche della sociologia e della statistica, quindi si lavora su campioni più grandi, si utilizza come metodo di raccolta dei dati il questionario, si fanno analisi statistiche, stiamo parlando di ricerche con alcune centinaia di casi, con alcune centinaia di persone intervistate normalmente, mentre nel contesto della scoperta può essere fatta un'ottima ricerca anche solo con 5, 6, 7, 8, 10 persone. Poi abbiamo un ultimo tipo di metodologia che è quella sperimentale. Eh, purtroppo nella ricerca sociale non è facilissimo e frequentissimo fare esperimenti nel senso classico del termine, però con un po' di fantasia e di buona volontà ci si riesce, quindi c'è anche un crescente corpus di conoscenze che derivano da ricerche fatte attraverso esperimenti. La logica dell'esperimento nella ricerca sociale è la stessa che c'è nelle scienze fisiche: quindi ci sono delle variabili che il ricercatore modifica, manipola, si chiamano variabili indipendenti. La ricerca ha come focus verificare quali conseguenze hanno. I diversi valori delle variabili indipendenti dell o delle variabili dipendenti su una o più variabili dipendenti, quindi manipolo delle variabili creando delle condizioni sperimentali e vedo che effetto hanno su altre variabili, le, le variabili cosiddette dipendenti. Quindi sostanzialmente abbiamo nel contesto della scoperta le tecniche dell'antropologia e della psicologia sociale, nel contesto della giustificazione, le tecniche della sociologia e della statistica, e in qualche caso anche le tecniche della vera e propria ricerca sperimentale. Bene, questo giusto per inquadrare l'argomento, però il focus di questo, di questo video è su alcuni esempi di ricerca sociale che hanno fatto la storia della ricerca sociale hanno anche fatto la storia della società moderna quindi volevo poi calare le cose che ho detto nei minuti precedenti in alcune esemplificazioni pratiche che fanno capire l'importanza della ricerca sociale la prima che ho selezionato per questa breve rassegna è la ricerca fatta in realtà da un medico un medico inglese a metà dell'ottocento il medico si chiama john snow proprio come neve giovanni neve quindi si potrebbe tradurre in italiano e john snow è considerato il fondatore dell'epidemiologia eh, materia di grandissima attualità visto che stiamo attraversando appunto una pandemia no? e eh, quindi l'epidemiologia è una materia come dire, di assoluto rilievo e di assoluta attualità tra l'altro per curiosità l'etimologia di epidemiologia ha molto a che fare con la ricerca sociale perché è la somma di tre parole greche eh, logos che vuol dire discorso quindi mm, metodo riflessione discorso demos che vuol dire popolo ed epi che vuol dire uh, sopra su Avendo come argomento il, quindi l'epidemiologia è il discorso logos che ha a che fare ep, con il popolo, il demos. Quindi, in un certo senso, nel nome stesso dell'epidemiologia c'è il concetto di ricerca sociale. Allora, siamo. Nel, Nell'Ottocento, a cavallo della a metà dell'Ottocento, il colera era una malattia molto diffusa. Si stima, per esempio, che nella sola Italia tra il 1835 e il 1911 il colera abbia provocato, solo in Italia, 700.000 morti. Quindi pensate quanto pesavano all'epoca le epidemie. E, e avevano un impatto fortissimo: il colera aveva un impatto fortissimo, ma la capacità di intervento era molto limitata, quindi in realtà. Ovviamente si era molto meno attrezzati di oggi nell'affrontare le epidemie, non esisteva la microbiologia, non si era inaugurata l'era della microbiologia, che avrebbe portato alla fine dell'Ottocento alla scoperta dei batteri e di altri microrganismi e all'accettazione universale del ruolo di questi microrganismi nella genesi, nella cosiddetta patogenesi delle malattie. All'epoca c'era una teoria che era la teoria cosiddetta miasmatica, da cui proprio il concetto di miasma. No? Quindi si pensava che a partire dalla decomposizione di materiale organico si generassero degli effluvi dannosi, i miasmi, i cosiddetti miasmi. Una volta inalati questi miasmi, che cosa succedeva? Si rompeva l'equilibrio fisiologico del, dell'organismo e quindi eh, si arrivava all'insorgenza di malattie come il colera. Quindi l'idea era che fossero questi miasmi, eh, una volta inalati, a produrre il colera. In realtà, per molti aspetti questa teoria quagliava, diciamo, sembrava cogliere gli aspetti reali e importanti per la sanità pubblica. Per esempio, e questo è un tema proprio di ricerca sociale: il legame tra povertà, pessime condizioni igieniche degli agglomerati urbani e appunto insorgenza delle malattie. E qui cominciamo a vedere come c'è una valenza proprio di ricerca sociale anche nell'epidemiologia. Eh, però eh, questa teoria dei miasmi non spiegava perché l'incidenza della malattia, cioè il manifestarsi in nuovi casi, fosse diversa, molto diversa, in quartieri ugualmente degradati. Quindi ci doveva essere qualcosa di più sem del semplice collegamento fra povertà, condizioni igieniche e insorgenza della malattia. E qui entra in gioco appunto il medico John Snow che condusse, tra l'altro a proprie spese, pensate, quindi non, non, è, non è solo di questi tempi che il fatto che si investa poco in ricerca sociale, il buon John Snow fece una ricerca a proprie spese a partire da un'ipotesi su come l'agente del colera potesse venire acquisito, cioè lui pensava che venisse acquisito per ingestione danneggiando l'intestino e causando appunto la diarrea, perché come sapete il sintomo più eclatante del colera è una fortissima diarrea che porta alla morte addirittura per disidratazione, quindi una malattia davvero terribile. Lui passò a esaminare una serie di epidemie, quindi fece una ricerca di desk diremo oggi, arrivando a concludere, arrivando a ipotizzare e anche a essere convinto che la contaminazione dell'acqua fosse il meccanismo più adatto per spiegare lo sviluppo delle epidemie. Analizzando la situazione specifica a Londra, arrivò alle sue dimostrazioni più convincenti. Che cosa fece Snow specificamente per Londra, dove c'era appunto intorno al 1850 questa grave epidemia di colera? Paragonò la frequenza di malattia in diversi distretti della città, quindi fece un'analisi comparativa di dati e dimostrò come la frequenza della malattia fosse più elevata, molto più elevata, in zone servite da acquedotti che captavano l'acqua del tamigi in zone più a valle. Questo perché a monte si inquinava l'acqua del tamigi, pensate che all'epoca diciamo, si scaricavano i liquami praticamente direttamente nel fiume, quindi avveniva l'inquinamento a monte, tutto questo liquame diciamo, finiva a valle le zone della città che pescavano l'acqua a valle presentavano, guarda caso, una frequenza di malattia più elevata e in particolare si concentrò, John Snow, concentrò la sua attenzione su una specifica via di Londra, Broad Street, che sarebbe un po' come la nostra via larga qui a Milano, perché lì c'era un, un epicentro, un focolaio diciamo, particolarmente attivo di, uh, di colera. Cosa fece John Snow? Fece una mappa del verificarsi dei casi, quindi proprio una mappa geografica e temporale, quindi proiettò sulla cartina diciamo, di Londra nel corso del tempo il manifestarsi dei casi, e notò ancora più in particolare: quindi, non solo si accorse che c'era quel quartiere che era particolarmente soggetto, non solo si accorse che c'era una via che era particolarmente soggetta, ma si accorse che i casi. I nuovi casi, quelli che noi oggi in epidemiologia chiamiamo i cosiddetti casi incidenti, cioè i nuovi casi di malattia, si concentravano tutti intorno a una specifica pompa, a una specifica pompa d'acqua perché all'epoca si andava a prendere l'acqua in strada con la pompa che pescava l'acqua da una cisterna situata vicino a un pozzo nero. Oggi rabbrividiamo eh, l'idea che l'acqua la si bevesse così, ma appena 170 anni fa l'acqua si beveva così. Quindi si accorse che il problema era quello, eh, pro propose la sua soluzione al Consiglio parrocchiale, che era un po' come il Consiglio di quartiere diciamo, dei nostri giorni, il quale consiglio parrocchiale diede credito alla teoria di Snow e fece rimuovere nell'estate del 1854 la manovella che azionava la pompa, ponendo così fine all'epidemia e dando vita alla moderna epidemiologia, che è una disciplina che integra molto la medicina, la sociologia l'igiene, la psicologia, insomma, una disciplina a tutti gli effetti di tipo anche sociale. Come sempre succede ai pionieri, dovettero però passare vent'anni prima che l'establishment medico e scientifico dell'epoca accettasse davvero le sue idee. Quindi è stato un pioniere, ma come tutti i pionieri non gli hanno fatto, a parte il Consiglio parrocchiale del quartiere, non gli hanno fatto dei grandissimi applausi. Del resto mancavano ancora degli elementi di giustificazione, diciamo, era stato molto bravo Snow ad agire nel contesto della scoperta, aveva capito, aveva intuito l'esistenza di un fenomeno, però la base scientifica era ancora debole. Il contesto della giustificazione lo ha successivamente aiutato. Praticamente lo stesso anno della, della fine di quell'epidemia, nel 1854, in Italia, in realtà a Firenze, ad opera di Filippo Pacini, eh, venne identificato nell'intestino di persone morte di colera. Vennero identificati degli organismi microscopici a forma di virgola che vennero appunto chiamati da Pacini vibrioni. Vibrione vuol dire appunto organismo a forma di virgola. Quindi per riassumere questo primo esempio classico di ricerca sociale integrata e interdisciplinare, John Snow è considerato il padre dell'epidemiologia moderna e il suo lavoro dimostra come la ricerca sociale intesa in senso lato possa avere un ruolo determinante nella comprensione e nella risoluzione di problematiche, non solo sociali, la miseria e il degrado, ma anche problematiche igieniche e sanitarie. Quindi un bel esempio molto attuale di come si possa fare ricerca sociale. Cambiamo argomento e passiamo a un altro grande ricercatore, George Gallup. Gallup è il fondatore della scienza dei sondaggi, quindi ogni volta che noi parliamo di risultati elettorali o vediamo un sondaggio sull'intenzione di voto, in realtà diciamo, uh, vediamo il risultato dell'opera di George Gallup. Gallup è nato nel 1901 negli Stati Uniti ed è considerato il fondatore delle rilevazioni demoscopiche e delle previsioni elettorali. In realtà era soprattutto un giornalista, di professione faceva il giornalista. Eh, aveva studiato già durante la sua tesi di laurea le tecniche per misurare le opinioni degli elettori all'epoca eh, questo, questo settore non era molto sviluppato lui è stato un pioniere perché si è occupato già a livello di tesi di misurazione delle opinioni imparato il mestiere l'ha applicato subito già nel 1932 fece delle ricerche per misurare le opinioni applicandole alla pubblicità da una parte e nel 1935 ha pensato di applicarle appunto alla politica, alla politologia Beh, ovviamente Gallup non era il solo e neppure il primo a cercare, come dire, di comprendere gli orientamenti elettorali o, o quelli di consumo. In quegli anni la parte del leone la faceva in realtà un, un giornale che si chiamava Literary Digest. Questo giornale eh, faceva lui le previsioni elettorali, sondava le opinioni di milioni di persone. A cui sostanzialmente chiedeva di compilare una scheda che si trovava nella copia stessa del, del giornale e di mandare questa scheda compilata con, con la propria intenzione di voto, mandarla appunto al giornale stesso. Tenete conto che con questa metodologia negli anni 30 e 40, negli anni 30 soprattutto, il Literary Digest otteneva di ritorno milioni di schede elettorali. Milioni di schede, eh? E in alcune, in diverse elezioni, era andata bene al Literary Digest, cioè era riuscito con questa metodologia super quantitativa, se vogliamo, a prevedere correttamente l'esito delle ultime cinque elezioni eh, presidenziali statunitensi. Arriviamo alla fatidica elezione del 1936. La previsione del Literary Digest, basata su questi milioni di schede diciamo, ricevute dai propri lettori, era che il presidente Roosevelt che il, diciamo, il candidato Roosevelt non avrebbe vinto, si sarebbe fermato al 44% dei consensi, perdendo appunto la presidenza. Perché? Perché era troppo controverso come personaggio, perché era troppo spendaccione perché era troppo inefficace. Insomma, come candidato uscente non aveva speranze. Vi ricorda questo ritratto controverso, vi ricorda il profilo di qualcuno che magari è proprio adesso presidente degli Stati Uniti? Vedete che la storia tende a ripetersi. Il punto è che quei milioni di dati raccolti dal Literary Digest su Roosevelt non erano le opinioni di tutta la popolazione americana o meglio di un campione rappresentativo, erano opinioni di gente scelta sugli elenchi telefonici e automobilistici e oltretutto gente che aveva avuto la voglia e il tempo di compilare la scheda del Literary Digest, quindi non era affatto rappresentativa come si direbbe oggi, soprattutto negli anni della Grande Depressione, quindi non rappresentava un paese impoverito e indebolito perché in fondo a rispondere era la porzione più ricca, più benestante, più tranquilla dell'elettorato. A questo punto interviene in scena il nostro protagonista, il nostro eroe George Gallup, che nel frattempo aveva fondato il suo piccolo istituto di opinione pubblica. Si chiamava proprio così, L istituto di opinione pubblica, aveva sede in un piccolo ufficio nella famosa Princeton. Princeton è una città universitaria molto famosa negli Stati Uniti e sulla base di un sondaggio di soli 2000 elettori, 2000 casi contro i 2 milioni o addirittura 4 milioni del Literary Digest predisse invece una vittoria schiacciante per Roosevelt e infatti il presidente Roosevelt fu riconfermato: era il presidente uscente con la maggiore percentuale della storia ed era anche esattamente la percentuale prevista da Gallup, un esempio clamoroso di successo statistico. Fu un trionfo. Un trionfo così, così forte che niente più riuscì a scalfirlo perché alla fine anche Gallup commise un errore, lo commise 12 anni dopo, nel 1948, quando predisse che Truman, presidente uscente, non sarebbe stato riconfermato. Pensate che diedero così tanto credito a Gallup all'epoca che i giornali uscirono annunciando prima dei risultati finali che Truman sarebbe, che avrebbe perso, aveva perso. Il giorno dopo tutti, compreso Gallup, dovettero fare ammenda perché... Eh, diciamo, il presidente Truman appunto, si fece riprendere, si fece fotografare eh, mentre sventolava a Beffardo un'edizione straordinaria del giorno prima che lo, che lo dava perdente, mentre lui era risultato vincente. Ecco, in realtà. L'unico errore che fece Gallup dipese da, da un preciso fattore. Gallup eh, in, interruppe il sondaggio a due settimane dall'elezione perché sembrava che i giochi fossero fatti. Non si era ancora scoperto quello che oggi noi conosciamo benissimo come ricercatori elettorali, cioè il voto last minute. Pensate che in Italia il 15% degli elettori decide negli ultimi tre giorni. Quindi eh, l'errore, l'ingenuità, diciamo, fu di interrompere il sondaggio, non fu un errore tecnico di sondaggio, fu l'avere interrotto le interviste troppo presto senza andare a misurare il voto last minute che anche all'epoca si stava manifestando. Quindi Gallup è stato un grande e ogni volta, ripeto, che facciamo una previsione elettorale o leggiamo un sondaggio, dobbiamo ripensare a questo pioniere della demoscopia, un altro esempio di ricerca sociale che ha impattato moltissimo. No? sul nostro modo di vivere. Che, qual è il merito di Gallup? È quello di aver introdotto, introdotto nella rilevazione statistica una specie di uovo di colombo. Invece di spendere molto denaro e molte energie per interrogare, senza però un vero metodo, tantissime persone, milioni di persone, era molto più efficace intervistarne poche. Selezionate però secondo una precisa metodologia statistica, cioè generando quello che viene chiamato un campione rappresentativo. Un campione rappresentativo quando riproduce in piccolo le stesse proporzioni che ci sono nella popolazione, proporzioni tra maschi e femmine, proporzione fra più giovani e più adulti, proporzione fra più benestanti e meno benestanti. Quindi, se il campione è rappresentativo, anche con 1.000 o 2.000 interviste si può avere un risultato perfetto, se il campione invece è distorto, come erano i campioni del Literary Digest, anche milioni di casi non ci danno la risposta giusta ma anzi ci danno una risposta terribilmente sbagliata. Ultimo esempio di eh, ricerche sociali che hanno fatto la storia, che no? fanno capire quanto importante è la ricerca sociale, ci aiuta a sconfiggere le epidemie, ci aiuta a creare consenso politico, ci aiuta a, a sostenere o anche a influenzare, questo è il lato oscuro per certi versi di, della demoscopia, eh, addirittura il processo democratico. Un altro esempio famosissimo di ricerca sociale è la ricerca di Theodor Adorno sulla personalità autoritaria. Adorno faceva parte di un gruppo di ricerca dell'Università della California a Berkeley, insieme ad altri ricercatori meno noti, per esempio Els Brunswick e Daniel Levinson, giusto per fare due altri nomi. No? Eh, quindi, questo gruppo di ricerca eh, si occupò della personalità autoritaria, diede una definizione e una misurazione della personalità autoritaria, dimostrò che esiste una struttura di personalità che viene chiamata personalità autoritaria. Queste ricerche sulla personalità autoritaria di Adorno e del suo gruppo vennero condotte a metà del secolo scorso, cioè nel Novecento, cento anni dopo sostanzialmente le ricerche pionieristiche di Snau sull'epidemiologia e furono anche pagate dal governo degli Stati Uniti perché si voleva capire come era stato possibile l'affermarsi del nazismo, come, come eh, fosse stato possibile eh, il fenomeno della persecuzione degli ebrei, cioè come fosse stato possibile che il mondo diventasse preda di una visione distruttiva e profondamente autoritaria. Quindi come vedete, ecco, torna a quello che dicevo all'inizio, la natura quasi sempre anche applicativa della ricerca sociale. Eh, faccio sì una ricerca anche teorica, ma perché voglio comprendere qualcosa che poi posso modificare nella realtà sociale. Adorno riteneva che alcuni tratti di personalità, proprio della nostra personalità, fortemente marcati, predisponessero gli individui a essere più vulnerabili e più ricettive verso le idee totalitarie e antidemocratiche. Quindi lui ebbe l'intuizione, vedete, la ricerca nasce sempre da un'intuizione, contesto della scoperta, ebbe l'intuizione che probabilmente esiste una quota di popolazione che ha una personalità autoritaria, di cui si ignorava l'esistenza prima e ha studiato questo, ha cercato di dimostrare di questa tesi con un ventaglio molto, molto eclettico di, di metodi, no? per esempio ha fatto dei, ha fatto degli studi clinici veri e propri ha, studi ha studiato le personalità di alcuni nazisti I nazisti mh, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale sono stati, e anche durante il famoso processo di Norimberga sono stati proprio studiati come casi clinici poi ha, misurato, ha costruito uno strumento di misurazione della personalità ad Orno perché era anche uno psicologo sociale mh, quindi attraverso degli esami cosiddetti psicometrici ha sviluppato una scala una scala di misurazione dell'autoritarismo chiamata scala F F come fascismo e poi ha utilizzato ampiamente la metodologia esplorativa del colloquio clinico di cui abbiamo brevemente parlato all'inizio. Allora, i dati raccolti da Adorno hanno provato, hanno dato credito all'idea che esista la personalità autoritaria, non è l'unica personalità, per fortuna, che esiste, però esiste una struttura che possiamo definire come autoritaria che ha una certa diffusione nella popolazione. Questa personalità autorita autoritaria rende le persone che ce l'hanno. Più eh, ricettive ovviamente verso un messaggio autoritario e anche e soprattutto direi più resistenti a mettere in discussione i propri pregiudizi. Quindi è su questa componente di popolazione caratterizzata da questa specifica personalità misurabile secondo gli strumenti di Adorno, e su questa specifica porzione di popolazione che i messaggi autoritari in determinate condizioni storiche e sociali. Quindi se ci sono quelli che in fisica si chiamano determinate condizioni al contorno, possono avere successo e diventare, se non maggioritaria come numero, maggioritaria come spirito del tempo. Ecco, abbiamo passato in rassegna tre ricerche che hanno fatto la storia della ricerca sociale, tre tra le molte ricerche che hanno fatto la storia della ricerca sociale, una di epidemiologia, quella di Snow sul colera a Londra, una di, più di una di demoscopia, eh, illustrando come George Gallup è riuscito a costruire in poco tempo e con grande successo la moderna scienza dei sondaggi e una di psicologia sociale, la ricerca di Adorno sull'esistenza di questa struttura particolare di personalità che eh, rappresenta la base su cui agiscono poi i regimi, diciamo, i messaggi e quindi anche poi successivamente i regimi autoritari. Sono tre ricerche molto interessanti, molto affascinanti, che ci fanno comprendere quanto importante sia la ricerca sociale, sia per ragioni di conoscenza, sia per ragioni di applicazione quindi in sintesi per aiutare gli esseri umani a costruire un mondo migliore.